non saranno forse più così indispensabili, per poterli magari rivedere, perché la nostra è una città che non può continuare a crescere in maniera lunga, forse per assurdo anche contro i miei interessi, ma non può continuare a crescere in maniera sconsiderata. Cioè, la città deve crescere recuperando quello che ha, rendendolo moderno e funzionale e ponendo il nuovo come quella possibilità di sbloccare un qualche cosa di esistente. In questa ottica la città deve crescere. E secondo me la politica fatta oggi con il palazzotto di Calatrava, con lo stadio del Foro Italico, con gli altri palazzetti in giro per la città, secondo me possono consentire di darci il tempo di pensare a quanto potrebbe essere un palavolley, non un palermo Roma, il palatiziano. Perché io sono profondamente convinto che quello debba tornare a essere il palavolley. Mia madre è inglese, per cui viene da una nazione, io in parte vengo da una nazione che santifica alcuni impianti e crea il mito di alcuni impianti perché li utilizza solo per alcune cose. Forse a Roma siamo ancora un po' poveri di impianti per poterlo fare, ma io credo a quella prospettiva. Io credo a far diventare gli impianti la casa di famiglie, di persone che la pensano alla stessa maniera, che godono delle stesse manifestazioni, sia per la nazionale che per le squadre di club. Quindi se posso ancora tornare, visto che a fine anno scadrà il contratto con la Lamaro per il palazziano, lei proverà almeno, visto che la Lottomatica non ha più la squadra di pallavolo perché è in vendita, lei proverà a chiederlo eventualmente alla fine del prossimo anno, ci proverà a chiedere la gestione del palatiziano come la Lamaro finora ha gestito? Sì. Assolutamente sì, ma assolutamente non da solo. Non ritengo di avere particolari plus valori per poter permettere di avere la gestione del palazzetto da solo. Secondo me o si aggregano persone che la pensano nella stessa maniera in questa città, oppure continuando a fare ognuno per conto suo, perché ci si sente sempre più furbi dell'altro, Roma non cresce, non va da nessuna parte. Io credo che il fatto che la Lama non abbia più la squadra di pallavolo, non credo, anzi vi confermo che non modifica in nessuna maniera i nostri rapporti con la Lama, che sono buoni. Siamo degli inquilini, per cui assolutamente corretti da questo punto di vista, sia noi che loro. Il futuro è qualcos'altro. È quella che voleva. Sì, volevo fare una domanda. Pensa in questo momento, rispetto appunto alla squadra dello scorso anno, di avere in mano una Ferrari, visti i nuovi acquisti, e pensa ed è convinto che può vincere qualcosa con l'organico che ha in mano quest'anno? E pensa, terza domanda, di poter gestire i nuovi acquisti come lo ha fatto lo scorso anno con la maggior parte dei giocatori, quindi creando questo gruppo e questo spirito di squadra che, tranne in poche eccezioni, è sempre stato, diciamo, portato avanti. Sì, partiamo con un gruppo di giocatori di ottimo livello, ma questo era successo anche l'anno scorso, anche se credo che siamo andati oltre le aspettative. E quest'anno, come diceva il mio presidente, partiamo tra le squadre più attrezzate per partecipare a un campionato che sarà annuncio, secondo me, di livello altissimo. Credo siano state costruite delle squadre molto bene, perché a volte si prendono buoni giocatori che poi non hanno caratteristiche per giocare bene insieme. Mi sembra che quest'anno molte società siano state attente a questo, e anche noi credo che abbiamo fatto questa cosa. Io vorrei sottolineare il fatto che sono riusciti a prendere dei giocatori forti senza snaturare il gruppo dell'altro anno. Questo era un obiettivo e sarebbe stata una cosa ingrata nei confronti di tutti, soprattutto dei ragazzi che c'erano. Su 13 giocatori che avevano a disposizione, 10 sono rimasti e l'undicesimo non è rimasto, che Zaitz, solamente perché è andato a fare un'esperienza da titolare in un'altra squadra. Questo dimostra che sono i nuovi che arrivano, che devono integrarsi in un contesto valido
devono prendere delle abitudini che c'erano già e sicuramente dare quel qualcosa in più che possono dare, perché hanno caratteristiche tecniche umane per farlo. Sui discorsi favoriti, non favoriti, io da allenatore, perché vedo un po' come tutti quelli che fanno il mio lavoro, non dedichiamo tempo a pensare a questo, lo dedichiamo a pensare come sfruttare al meglio quello che abbiamo a disposizione, quindi ci facciamo delle idee in questo periodo, poi proviamo, abbiamo la sfortuna di non avere un tempo a disposizione di preparazione come ad esempio hanno nel calcio, in cui effettivamente si costruisce un qualcosa, quindi si costruisce con quelli che sono a disposizione all'inizio, poi arrivano i nuovi, vengono buttati dentro, non si sa quello che si fa. C'è di nuovo quest'anno un periodo di pausa dopo 8-9 partite, e quindi come abbiamo fatto l'anno scorso ritireremo le somme, vedremo in cosa siamo andati bene, in cosa dobbiamo migliorare. E prima chiedevi se puntiamo a far bene o se puntiamo a vincere qualcosa. Quando punti a far bene è automatico che poi punti anche a vincere qualcosa. L'anno scorso, bene o male, siamo riusciti a far bene. Nel momento in cui ci siamo trovati a giocarci qualcosa abbiamo provato a farlo, non è che abbiamo giocato per arrivare secondi, no? Noi abbiamo fatto la Coppa Italia per vincere, abbiamo fatto i playoff per vincerlo. Credo sia giusto sempre provarci. Non sono d'accordo che quest'anno sia automatico arrivare nelle prime 8, è assurdo dirlo, ma è così, perché se un gruppo come Macerata, che l'anno scorso aveva i giocatori che aveva, non ha fatto niente, vuol dire che ci vuole effettivamente poco. È ovvio che il gruppo che è stato fatto ha l'obiettivo, se arriva nuovamente a disputare qualcosa importante come l'altro anno, a trovarsi in condizioni migliori di come ci siamo trovati l'anno scorso. Questo è il nostro obiettivo, ma per arrivare a quello bisogna, come al solito, conquistarsi un posto per la Coppa Italia, conquistarsi un posto per i playoff, arrivare alla finale di Coppa CEV. All'inizio abbiamo questa coppetta che comunque proveremo a vincere, come è giusto che sia. Poi insomma, è automatico che se costruiamo un gruppo che gioca bene, di ragazzi che sanno lavorare bene insieme, non mi interessa molto che diventino amici tra di loro, mi interessa che sappiano lavorare bene insieme tra di loro e con noi. Poi a quel punto lo provi a giocare. Roberto, scusami, prima il presidente parlava di squadre, di altre squadre che hanno fatto una campagna acquisti che sarà capace di risolvere i problemi che avevano l'anno scorso. Quindi, ecco, tu nell'ottica della campagna acquisti appena conclusa, ritieni che siano stati colmati tutti i limiti, i difetti o i problemi che avevate l'anno scorso? E voglio essere più preciso, qualche sbavatura di ricezione che si era vista l'anno scorso è stata colmata oppure pensi possa ripresentarsi? Beh, se dovessi dare un giudizio della squadra che può venire fuori quest'anno, è una squadra sbilanciata in attacco, quindi bisogna valorizzare al meglio questo potenziale di attacco.